Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo tornati nella piazza del Tufello, la piazza principale tra l'altro. Storia, poi qua, qua dentro c'è pure il mercato. C'è il mercato. E che siamo venuti a fare, piazza del Tufello? Siamo venuti a incontrare un altro personaggio che ci ha raccontato Tommaso Marzella, era uno di quelli forti ai tempi. Maurizio Torreggiani, ragazzi. E lui c'ha un banco anche qui al Tufello, oltre c'è la Porta Portese, di antiquariato. E mo' lo andiamo a trovare, che sta proprio qua. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno. Lui è Maurizio Torreggiani. Ecco, eccolo regà, in carne ed ossa. Sono io. Visto che la gente era curiosa di riconoscerlo, ed eccolo qui. Sono io. Se potete mi racconto qualcosa di... Qualche storia personale. Allora, sì. Regà, se vi interessano le storie di Maurizio Torreggiani, storico del Tufello, rimanete. Se no andate qua al mercato, vi fate una bella ananas e va sgrattugiate tra le chiappe. Mattia fa la fatidica domanda. Ovviamente siamo qui con Maurizio e non potevo non chiederti, senti, hai precedenti? Qualcosa, roba da 9-10 anni ce l'ho, molti precedenti, dei quali da 10 anni. Ma si può dire per che cosa sei stato condannato? Condannato, sempre colpa di altri. Ma per che cosa? Per quali reati? Ma i primi volte roba di puttanelli. E poi dopo siamo spinti con qualche mezza rapina, per 4 punti e le rapine. Senza mai rapine, sparare, senza mai appartare armate, neanche prepotenze. Quindi diciamo un rapinatore sei stato nella tua vita? Rapinatori con intelligenza, senza a mettere paura la gente. Lì dove c'erano i soldi praticamente, banche. C'erano i tempi, 70, 80, i soldi giravano, piazzava. C'era da piazza, scile pure. Se poteva andare nelle banche praticamente? No, in banca no. No? No, in rapina in banca no. Perché in banca c'avevo pure la possibilità di farlo. Però mi fidavo che c'avevo vicino. Mi fidavo. E dove sei preciso? Cioè dove era che si prendevano i soldi negli anni 70-80 con le rapine? In banca, come ripeto, mai. No. Intenzione c'era, però quegli amici che c'avevo non mi sono mai fidato. Per le ville, case, per le ville, perché altro. Ah, per ville. Per ville, sì. Senza sequestrare. Ma voi dove andavate? Già dove sapevate? Già sapevamo più o meno, sì. Qualche volta anche te bella andavamo. Ah, così? Anche te bella, vedo una bella villa, vedo tutto chiuso. Che poi quello era il fascino e di mi sento fortunato, mi sento bandito, mi sento brigante entro. Tutta la villa come era composta, come era definita, l'esterno a recinzione, capiamo subito se c'è la paro, un po' no. Allora si partiva, con delicatezza, si suonava, eccetera, eccetera. Qualche serviette avevo un po' paura, è stato buono dalla parte, senza fatta male adesso. Ma si spaventavano però quelli nelle ville? Dico, quelli nelle ville si spaventavano? Sì, si spaventavano, sì, spaventavano, stavano buoni, noi le legavamo così, che metteva paura, neanche forte, neanche la benda sulla bocca. Ma dico, entravate armati però? Per metterli... Noi siamo andati... In 3-4 quella persona sola si metteva paura e stava buona. A volte lo sta fuori, se permette paura a qualche episodio. Stava buona. E se no invece quando andavate in una villa mirata, che facevate? Cioè, seguivate le persone giorni prima, vedevate cosa facevano? Sì, vedevamo che persona vicino alla villa, per vedere le entrate, chi c'era. Ah, lasciavano qualcuno vicino alla villa per vedere... Usi di chi ci abitava, quando uscivano. Ah, a proposito di armati, a parte che qua abbiamo il figlio, un figlio e un amico, che è qua, amico del figlio, vabbè. Quindi. E di quella volta là che quando sei entrato c'è stato quello che ha la pistola. Ah. E te non ce l'avevi. Come la sei scampato. Cioè tu sei entrato dentro casa uno per rubare e quello c'ha la pistola. Se mai ricordo bene, Sì, sì. No, prima di entrare. Stava un cancello per entrare con la catena, il padrone ha sentito il rumore della catena, stava a rompere, è sceso, oh, che sta a fare? Eravamo io e un altro amico,
che sto stavo così, oh, io ho detto, dai qua la pistola. Se la lei. C'è la pistola? C'è la pistola, sì, sì, c'è la 765. Ti sei spaventato lì per lì, no. Questo come spara? No, io giocavo con le pistole. E allora mi sono messo la mano dentro il giacchetto così, e ti ho mostrato il conto 1003, se lei aveva la pistola, io non è per faccio per te, ah, te lo posso sparo. E lei, ah, oh, una capita allora, ho alzato un po' la voce. Oh, vabbè, vabbè, tanto perché ho detto, non è successo niente, tutto da casa, tutto andiamo a casa. Quello poi ci ha preso la pistola, ha preso la pistola, ha preso la casa. Ah, vedi, perché ti ha visto deciso. Beh, sì, verità. Ti ha visto deciso. Sì, ha visto deciso, però. Beh, ma qua stiamo parlando di che epoca? Epoca 90. Anni 90. Ho sentito una cosa, e quindi quanto sei stato carcerato tu? Io 61, da 61, 64 tra Porto Portese minorenni a Napoli, ma a Napoli tre istituti ho stato, minorenni, e poi Gioreale e Financieri. E poi dai Financieri sono evaso. Sei evaso. Cioè, eri già maggiorenne però lì? Eh? Quando sei evaso eri maggiorenne? No, già stata 17 anni, sì. Perciò carcerazione da minorenne e già da minorenne un'evasione. Ma no, ora ci arriviamo, quindi circa una decina d'anni si è fatto di galera. 10-11 anni. Allora, come è andata l'evasione? Allora, tutti lì c'è tutti i capo camerata. Io ero il capo dei romani e i napoletani, cioè pure. Ognuno c'ha la camera sua. La camerata, ognuno era il capo, se decide di parliamo noi tutti i grandi, di più chiaro e più sei che contavano, e c'era la partita da nazionale, se mettiamo d'accordo che quella sera c'era tutto il Camerone, ma sempre roba di sbaglio c'era, Camerone, e decidemo, finisce la partita e noi sei i più, con l'aiuto pure della mezza guardia, sono guardia, educatori. I famosi maestri si facevano chiamare. Mezza avanti, c'era anche lui, ci ha controllato. Abbiamo tutte le sbarre, c'era tutto il piastro angolato grosso, tutto. Da sopra la tabula, le sbarre abbiamo levate e siamo usciti in sei, tre romani e tre napoletani. Siete riusciti a scappare proprio? Sì, siamo andati su un tetto, siamo andati alla casa e poi da lì siamo. Le corse fino al secondo anno a piedi. Ma poi vanno ripreso? Dopo un mese, proprio andando avanti un mese, siamo stati tre dalla parte, io, con me sono due napoletani con me. E quell'altro è andato per conto loro. Questo è stato un mese latitante. E poi l'hanno ripreso, come un po' come? E lanciavamo, siamo al porto lì a Vesuviana, detto l'Annunziata, Costa Martina, tutta lì. E lì qua a Vesuviana passiamo avanti e dietro per i miei 10 giorni. Qualche macchina lì sotto mare, qualche coppietta, stavano avanti un mese. Eh sì, perché poi immagina senza soldi dei ragazzi giovani fuori dal carcere, duri poco, capito? Sono stati pure fortunati il mese che sono riusciti a durare. Era tutto aperto, siamo vestiti per strada, siamo vestiti, siamo divise, c'avamo. Per strada, tutta tipo film che prendi un pantalone, una maglietta. E così è stato. Anzi, io ho poi fortunato, ho trovato paglie e scarpe, 45, ce l'avevo già. A 17 anni, ora ho 46, vabbè, 46. E ti hanno ripreso dopo quel mese della latitanza? Sì, stavamo a Via Guense, sarebbe a Sorrento, Via Guense. Andiamo a un film, dentro al cinema, vediamo il film. Dopo, ma quindi intanto andavate al cinema, facevate tutto? Tranquillo, sì. Io che ho giornato in saccoccia, perché c'avevo. Usciamo dal film, dopo c'è un altro film. 10-11 carabinieri che mi tra spianati. Che vi aspettavano? No, ci ha aspettato, ma spugliati. E già l'ho ripreso. Io ho fatto 18 anni, mi ha portato poi generale a me, che era il più grande di questi. E poi generale, poi quella è una storiaccia, che c'era la cella 3, c'era il buiolo qui tempi, il buiolo, sai, no? Dove fai lì la cacca? La cacca, sì. La mattina portata. C'era l'aspetto, c'era il petto, c'era il giornale, non c'era la radio, non c'era niente. Ma lì ho fatto altri 7-8 mesi e poi sono uscito. La prima parte della mia carcerazione. La seconda, nel 68, io ho un altro amichetto che è sempre qui di Montesagno, diciamo. Le pare spiata sono dei motori che si rubano, mettevano sotto fiume e aspettare. Ma questo mi ha fatto carcerare questo, no? Nel 68, mi ha fatto il nome mio, ci ho detto Gianni Maurizio. Io stavo a lavorare, sono i carabinieri, 16 anni, sì, venga uno, 7 mesi, 8 mesi. Cioè, la prima da minorenne ho finito
finito a maggiorenne. Maggiorenne a Poggio Reale. Ma come mai a Napoli da minorenne? Perché, allora, se usava la prima, quando c'ero il giudice diceva per andata alla condanna c'era la libertà provvisoria, c'era il domiciliare, c'era niente. E mi ha detto donna in casa di educazione a Napoli o all'Aquila? Io dico meglio Napoli, l'Aquila che sono io. Almeno è una grande città. La città se mai, non scendo Napoli. È stato Napoli. Quindi seconda carcerazione non ci stai dicendo nel 68. Nel 68 perché questo ha fatto una soffiata. La soffiata. La carabinieri ha detto. Ma io quando se c'ho sempre per furto, detto, sempre per furto. Per rapina. E quanto poi ti sei fatto là la seconda volta? La seconda volta 7-8 mesi. Ah, 7-8 mesi. Mesi. E dove te li sei fatti? Mi hai detto? Regina Celi. È notato una differenza fra il carcere romano e quello napoletano? Tanto. E poi ti spiegaci un po' che poi che magari è interessante. È notelle che confronta qui. Sì, è vera sta cosa. È notelle, poi se devi mettere Bibbia a 5 stelle. Sì, sì, lo dicono tutti in effetti. Qual è la cosa differenza? Bibbia cioè, come molto non noti la differenza? Perché a Napoli che cosa che manca che invece a Roma, a Ribibbia, a Regina Celi c'è? Perché il carcere è nato, diciamo, il carcere proprio, perché le celle sono piccolette, solo per 3 persone, invece le vita sono 25-30 metri quadri, di più sono. Napoli sono più grandi le celle, là invece a Napoli sono più piccole. Più piccole e poi macchia, mangia tutto quanto. Ah, la qualità del cibo. Il cibo è tutto. Il carcere duro, è passato per sbarri 4-5 volte al giorno. Della notte, del giorno, i pomiciati 2 volte a settimana, 3 volte pomiciati, no? Certo. Quando stavi carcerato, come passavi le tue giornate? Che facevi? Era tosta lì, se mettevamo la tama e le chiatte se facevamo da noi. Quei gattuccini li disegnavamo. Ah, proprio così? Mi chiamavano le chiatte, dove stavano le chiatte? Il cartone, dei bibili, non so che era. Tagliavamo a pezzettini e facevamo le chiatte. Quando andavano giù all'aria, facevamo il pallone col pedalino e riempiamo le chiatte. Proprio? Che si poteva portare. Mazza, un pallone fatto col pedalino pare. E poi, no, ma pallone, no. Veniva una palla. E poi andavano giù all'aria, ti nascondevano, ti guardavano. Ah pure? Sì, dalle. Ma c'è mai avuto problemi all'interno del carcere? Litigate con qualcuno, problemi con altri? Perché io mi sono sempre comportato bene, ho fatto sempre del bene, qualcosa di male, comportamento, rispetto, se potevo aiutare, aiutavo. E poi già c'erano i miei fratelli più grandi, c'erano stati, un altro Torreggiani, già mi guardavano così, però io ho sempre comportato bene, senza fare. E grandi, sono grandi fino a un certo punto, poi cioè prima andassero via. Se uno ti mette in evidenza o fa la malandrina, il provvedente, lo fanno. E poi ci rimetto perché oggi, domani, poi ti salivano a mezzo. Perciò non si può fare prepotente, specie in quartieri come questi, perché prima o poi vai a sbattere con la giustizia di strada. Sì, infatti. Quando hai conosciuto Tommaso Marcella? Cioè... Beh, era una ragazzina, vamo. Tutti e due qua del tuo bello. Per pallone, ma io conoscevo i fratelli, o zio. Io ero molto amico tuo zio, Adriano. Non è che sono stato a pallone, pure non è coso. Quindi da ragazzi giocate a pallone insieme? Non so se lo ricordo, stava 65 anni fa, 60 anni fa. Perché è vero, Mori, posso chiederti quanti anni c'hai, così lo sanno? Sì, sì, diciamo, io a luglio faccio 75 anni, 75. 10 luglio. E invece sei più grande di Tommaso? Sì, poco più grande, sì, Tommaso 73 mi sembra. Sì, io ero più grande. Avete fatto dei reati insieme di Tommaso? No. Lui sempre separati? Io un'altra amicizia, lui ci aveva giù a Barmelagna, sì, conosceva pure la gente del Tupello, però io bastigavo tra il Tupello e Montesacro, ci stavo, ma comandavo un po'. Te la comandavi, eh? Ma un po' sì, dai, non ti dico che avrei più, no. C'è una cosa che ha detto Marcella, usava. C'era la mia squadra che avevo. C'era la tua squadra. La cosa che aveva detto Marcella, perdona, sì. No, che vai. Era a Passatella. La passatella che diceva che i torreggiani poi si incazzavano quando stava la passatella. La passatella la conoscete, no? No, spiegaci a tutti che la passatella sarebbe tanti amici sapendo quel che gli aspetta, perché se loro rifiutano lì c'è il sotto, il padrone è sotto con 10 persone, si danno le carte e il padrone comanda e sotto offre il bicchiere di vino a Claudio rifiuta. Stai scattato dalla parte, anzi, ti fanno bere un bicchiere, se ne bevi, ti paga tutta la passatella, non finisci di pagare a te.
Era un gioco. Te fanno ubriacà, però se uno non ha reggi, allora te premi, paghi. La passatella è quella. Poi, certo, quindi era un gioco in cui ci stava un cerchio, vi mettevate. Sì, soltanto persone. 7, 8, 10 persone. Se bevevi bene, se non bevevi, pagavi a tutti in pratica. Sì, sì, paghi a tutti, paghi esatto. tutta la cosa. Tutta. Poi perciò chi era astemio ci rimetteva. Dura. No, ma chi era astemio non ci va. Non ci va. Ma comunque. Tra amici, poi si litigava. Beh? Andava sempre a finire a litigare. Questo gioco. No, si evitava, sì. C'era pure qualcuno un po' ignorantello che o faceva apposta, o c'è una stacca, no, ecco, per esempio tu non vuoi bere, ti fanno bere, fanno ubriacare e a volte pure pagare. E allora c'era la litigata, capirai? I fratelli mia erano disgraziati, ero. Ma pure i tuoi fratelli c'hanno precedenti? Ferruccio ha me dato pure a benvenuti, gli ha detto? No, gli ha detto. Ma benvenuti al fratello? Che come no? Ah, me ne pure al pugile benvenuti? Ha menato, hanno fatto il match nel 58. Ah, ma che era un pugile? I fratelli? Come no? Io non sono tutti antico. Pugili, mi ha detto. E Ferruccio era Ferruccio è Piero, come? Ah, ma davvero? Aspetta, è quasi campione d'Italia stato Ferruccio, però dato che beve lui, sempre a beve. C'erano cioè, nel periodo le Olimpiadi dei 60. Quelle che ha vinto Benvenuti, mi sembra. Cioè, fratello danna, Ferruccio. Ah, pensa te. Ferruccio Torreggiani, sì. Eccolo qua. Ha fatto pure da professionista. Sì, professionista, sì. Sì, eccolo qui. Io c'ho la foto, quella mi davo te. Che era Benvenuti, Ferruccio e un altro. Stavano armati. Quella foto? Sì. E Germani. Germani. Hanno mandato Benvenuti perché sapendo che Ferruccio gli piaceva il vino, non sa andare a allenare. Ah, le cose da quartiere. È quartiere, cioè. Quello che dimo sempre noi, per far pugile ci vuole la testa, cioè, anche testa, se c'è il amici, talento. Amici, ciao, padava. Non si allenava, beveva. Con Benvenuti però gli ha dato il pari. Poi il pari e poi all'ultimo lei ha fatto vince Benvenuti, perché sapendo che Ferruccio era di Borgata. E invece Benvenuti era il padre, c'aveva le flotte, c'aveva a Trieste, c'aveva certo. E Napoli. Era affidabile, poi si allenava. Allora ho fatto andare a Benvenuti, poi Benvenuti ha vinto. Io ho un amico che viene a Porto Portese, è il grande amico di Benvenuti. Dice perché gli ha detto, lui ha detto non si ricorda. E Olimpiadi quando c'è andato lui, sa quello che ha fatto l'ultimo combattimento con Torreggiani Ferruccio, lui senza ricordo. Quanti fratelli siete? Eravamo 8 maschi e una femmina. 8 maschi e una femmina? Allora per quello erate pure conosciuti, erate tanti. Tanti, sì. Poi tra e fratelli poi, c'è uno spirito anche d'aggregazione. Insomma, capito perché è Benvenuti. Sta più senza ricordo. Dicevi la tua nel quartiere tra Tofello e Montesagro. Cioè voi vedevate e decidevate le rapine che dovevate fare. Che cosa facevate? No, non sempre rapine, no. Questo è successo dopo fini anni 80 e prima anni 90. Siamo decisi di andare in villa. Tu dici la tua batteria, diciamo. Quanti eravate? 3, massimo 4. Ah, 3, 4. E quindi 3 interni, 1 esterno. Ma continuate a fare quindi sempre vine e ville? Quindi diciamo che tutti i tuoi reati sono armi, questi. Mai, è difficile dopo rearmi, mai. Quindi spaccio, roba di droga, mai? Tu? No, niente. Non è che fumo io, perciò bene, però io. Anzi, strana. Anche molto la tua. Stava mezzo con le droga. Durante una rapina. Buttata a piume. Ammazza. Ma quindi niente, la droga, il fumo, niente. Sono morti i tuoi fratelli con la droga. I tuoi fratelli, sono morti per la droga. I pugili sono morti per bere. Ah, quindi mazza, la storia familiare dura. Quanti siete rimasti vivi? Sono rimasti io e Franco. Con le due? Due su otto fratelli. Due su otto? Due, otto maschi. Ah, le femmine sono vive? E la femmina, io e Franco che sta a Viterbo. Quello che si è fatto 16 anni e mezzo. Ma non sta a carcere, ma è uscito? No, sì, sì. Che gliene dati 30 all'inizio. 30. Sì, 30, poi a parlare con tutti, 24. Più due com'era il suo quartiere? Ed è più vero, a buono. Si è guazzato dopo gli anni 70-80. La droga qui era pieno qui. Si è passato dai briganti che eravate voi agli spacciatori in pratica, che erano quelli che hanno guastato quel quartiere. Spacciatori, no, e poi c'era un sacco di gente, però mi spiaceva pure gente che io compravo, a volte compravo qualcosa dell'esce, cose rubate, qualcuno veniva da me. Ma prima sempre 50, do questo, do loro, do serio, do. Qualcosa compravo prima di da loro. E sono stati anni brutti perché pure i vecchietti qui potevano passare e scippavano. Capito? Sei un po'. Sei più tranquillizzato. Si è assessato un po'. Ma secondo te che cosa che ti ha portato a delinquere nella vita? Cioè a fare i reati?
ci hai mai pensato a sta cosa? Ma non l'ho fatto per bisogno, perché tra me e gli amici miei mi sentivo che era un po' più su di loro, io mi sentivo, e organizzavo. Quindi diciamo un'indole tua che ti è uscita fuori? Mi uscita fuori, nel senso, a volte serviva qualche assorda, dicevo, senti, la pana non ci detta, la pana che è una cosetta. Piano piano andavamo, colpivamo, sempre le cose pulite senza fare male a nessuno. Che poi lo sai che si nota? Allora lui sta dicendo che quando loro facevano rapine eccetera andavano fuori dal quartiere. Sì, sì, non la cosa si è guastata quando i tossici dentro al quartiere aggredivano gli abitanti esatto, dentro al quartiere, compresi i vecchietti. Quando, sai, il tossico. E voi più grandi non facevate, non cercate di eliminare questa gente che faceva queste cose? E quello lo eliminiamo. I propri scaccelli sono niente, perché che i tossici magari erano tantissimi, fanno. Poi erano sempre nuovi tossici. Sì. Vedi, questo è il figlio invece, che vedi che ragazzo, un ragazzone in fisica, ma è bello grosso sto figlio. Ma pare ha preso da me, l'ha preso dalla madre, ma io invece a differenza di papà lavoro, faccio una vita normale, vado a scuola, studio. Te e tuo fratello siete due maschi? Sì, sì. Ecco, incensurati, censurati, puliti. Fatto nulla, puliti, sì, bravo, sì, ragazzo. Ma che loro sono nati al mar, sono nati a Parto Scuro. E lì è tranquilla la zona. Quindi diciamo che un po' ha influito anche il quartiere dove vivevi? Sì, certo, ti portava a fare questa roba, queste cose, queste cose. Sì, perché io sono nato nel 98. Tu con mamma ti sei separato nel 2000. Nel 2000? Nel 2000, e siamo andati subito via con mamma. Nel mare mantenuti più da soltare grandi, non mancava niente, se manteniamo noi a lui. Ma senti una cosa, quando è che hai iniziato a lavorare al mercato? Questo mi manca, ci manca. Allora io nasco nel 1946, nel 48 che era subito dopo quella, cioè, la fame era tanta, i figli con me era lo stesso, mi pare mi ha messo in collegio. Ah, i classici collegi, quelli brutti. Quinale, piazza del Quinale, c'era il palazzo, sotto stanno i carabinieri, è proprio protetto. E sopra l'ultimo c'erano le suore, all'ultimo piano. Io ho fatto 7 anni io. Da 2 anni, sì, fino a 9 anni sono uscito, al collegio. Che è in realtà completamente diverse. Ecco, sono uscito dal collegio io, mio padre, c'avevo il banco a Via Capraia, mia madre e mio padre. Poi c'è acceso un autobus e mio padre mi ha messo lì sul banco e mi sono messo più dal mercato io. Ah, quindi è da una vita. Lui nasce proprio da... Sì, ma io infatti dal collegio al mercato. Arrotondavi quindi che rapine. Che poi però, il collegio... Il collegio già era anche un disgraziato, già era il capobanda Alborelli. Sotto il letto mio, io ho una scatola, tutti i miei piccetti, già me lo fare commerciati. Già c'era l'indo dentro il collegio. Già, pensa, io quando sono acceso dall'autobus a Via Capraia c'era il mercato, che poi è diventato questo. Certo. Da lì mi sono mosso più. Poi sono diventato molto grande, ho preso il banco per conto mio, ho preso l'agenzia dei fiori. Poi nel 71 sono andato a Porto Portese, come ho fatto, dici? Allora io tutte le sere, il pomeriggio, 17, 18, 19 anni, via l'autobus andavo al centro, a rimorchiare i ragazzi. Arrivo a Fontana Trevi, metto a sedere attorno su un moriciolo, i ragazzini entravano dentro, che baratto, riempino. Allora, do cazzo, a chi portate i soldi? Stanno a bambini, quanto vuoi? 10.000 baratto, via qua. E poi ho preso un barattolo di pieni. Poi gli ho detto a me, ma che faccio? Non importa. Domani vado a Porto Portese, nel 71. Da quel giorno, ho 50 anni, sono a Porto Portese io. Il primo giorno ho fatto, c'avevo un po' dei cortellini a casa, dei orologetti. 360 mi arrivo ho fatto quel giorno, il primo giorno. La parlata del 71, 71. Cominciamo a Porto Portese, poi abbiamo un pezzo così, mi sono allargato. 3 volte mi sono venuto al posto, ma ho ripreso. 3 volte. Ma tutto la c'è a Porto Portese. A domenica darsi alle 2:30. Antiquariato adesso, sì, Porta Portese. E se faccio vedere la roba che ho prenduto, la roba che mi è passata tutte le mani. Cari amici, oggi abbiamo portato un'altra testimonianza storica, perciò lui dagli anni 60 oggi ci ha raccontato un attimino tutto quanto, quello che ha fatto, diciamo quello che hai potuto raccontare. Poi c'è anche dell'altro, c'è la voglia. Se volete poi sapere altre storie, noi possiamo rivenire qui da Torreggiani, sì. Ce le facciamo raccontare, lui, i suoi fratelli e tutto quanto. Perciò noi vogliamo comunque portare sempre una testimonianza che sia chiara, che nella vita si può sbagliare, però... Come vedete, lui oltretutto, oltre che adesso lavora, continua a lavorare e ha pagato il suo debito, ha fatto anche una famiglia
e i figli sono tutte persone onestissime che lavorano, sono cresciute in maniera perfetta, educati, corretti. Cioè è inutile pensare il criminale irrecuperabile, anzi è il momento in cui si sbaglia che si capisce e si dà pure un esempio positivo, perciò un esempio ai figli, un esempio alle persone che ti circondano, sì, sì. E anche attraverso i racconti trasmettiamo ai ragazzi un messaggio che diciamo: regà, non serve a niente delinque, si passa solamente tempo della propria vita o a scappare o in carcere o nel caso peggiore si muore, che è la cosa più grave. Detto questo, se ci avete domande o altro scrivetelo qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao.